hai un gruppo Facebook e ti stai chiedendo come poter coinvolgere di più i membri che lo compongono? Se sì, questo video fa per te. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso percorsi personalizzati. Sono tanti gli imprenditori professionisti che hanno dei gruppi Facebook e tanti di loro si chiedono: ma com'è possibile coinvolgere questo pubblico nelle mie dirette? E ancora, queste dirette sono davvero così importanti? In fondo faccio già video. Beh, in entrambi i casi devi assolutamente prendere consapevolezza del fatto che le dirette sono uno strumento molto importante di engagement. Sono quel momento nel quale le persone entrano in contatto diretto con te. E quando entrano in contatto con te, nascono delle nuove opportunità, semplicemente perché tu puoi parlare direttamente con loro. Quando queste persone guardano un tuo video, sono per forza di cose passive, ti stanno ascoltando e dunque potrebbero decidere di farti una domanda scrivendoti oppure di rimandare a chissà quando, appunto, la domanda che ti vorrebbero fare. La diretta invece è un momento che stimola molto di più l'interazione. Alla luce della mia esperienza professionale, ti spiego adesso quali sono i tre tipi di dirette che non devono assolutamente mancare nel tuo piano editoriale. 1. Le dirette tematiche, ovvero quelle dirette nelle quali vai a trattare in modo specifico un determinato argomento. Nel mio caso, ad esempio, potrei fare una diretta su come coinvolgere il pubblico quando parli in un webinar, oppure come usare la voce, oppure come usare la gestualità. Insomma, dirette mirate a un tema molto specifico che andrai poi a esplodere in più sottopunti. Queste dirette sono particolarmente utili per aumentare la tua autorevolezza. 2. Le dirette in stile domande e risposte. Queste dirette hanno un potere incredibile, perché in queste dirette le persone possono farti delle domande e ti stupirai anche della qualità delle domande che ti faranno, perché potrebbero chiederti qualcosa che per te è assolutamente scontato. Pensa che in una delle mie dirette qualcuno mi ha chiesto: Chiara, tu lavori anche online? Per me è ovvio che lavoro online, però fino a quel momento non mi ero resa conto dell'importanza di ricevere domande in diretta. Dunque, prova a pensare quanti dubbi, quante convinzioni limitanti potrebbero avere i membri del tuo gruppo. Sì, lo so, potresti dire: ma io lo scrivo ovunque, che faccio quello, quell'altro, lo dico anche nei video. Sì, ma non pensare che tutti leggano o ascoltino tutto. L'interazione diretta sicuramente è un'ottima opportunità per crearti occasioni di business. Quando fai le dirette in stile domande e risposte, ti consiglio di non aspettarti sin da subito tantissime domande dal pubblico. Almeno all'inizio, per riscaldare un po' la platea e l'atmosfera, potresti iniziare tu dicendo: benissimo ragazzi, oggi inizio condividendo con voi quelle che sono le 3 o 4 domande che i miei clienti in questa settimana mi hanno rivolto. Vediamo, forse sono anche le vostre domande, quindi rispondi a queste domande e poi dici: adesso è il momento per le vostre domande, e andrai a rispondere con cura a tutte le domande che ti faranno gli spettatori. 3. Le dirette in stile intervista. In queste dirette inviti un tuo cliente che ti farà da testimonial e questo cliente andrà a raccontare la sua storia di trasformazione. Dunque dirà qual era la sua situazione prima di incontrarti, quali problemi, quali angosce aveva, com'è stato poi lavorare con te e quale situazione sta vivendo oggi, e chiaramente perché consiglia il tuo prodotto, il tuo servizio anche agli altri membri del gruppo. Questo tipo di diretta è fondamentale per innescare un vero e proprio processo di immedesimazione, perché i membri del tuo gruppo, vedendo qualcun altro che ce l'ha fatta, potranno dire: wow, ma se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anche io, e dunque ti contatteranno. Dunque, ricapitolando, le dirette sono importantissime per il tuo business, anche se stai facendo già video o anche se scrivi già tanti contenuti online. Ricordati sempre di inserire nel tuo piano editoriale per le dirette nei gruppi Facebook delle dirette tematiche
delle dirette in stile domande e risposte e ancora delle dirette in stile intervista. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo miglior indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking e Public Speaking Heroes. Ciao e al prossimo video!